un attico da 24 milioni di dollari, una villa da 30 milioni di dollari. E alla fine del video possiamo anche fare un giro nella casa di Ronaldo. Ma iniziamo con una leggenda del calcio, David Beckham. Lui e sua moglie Victoria hanno guadagnato molto bene nel corso degli anni. La loro fortuna è stimata in 450 milioni di dollari. E dopo aver trascorso molto tempo a Miami, hanno acquistato uno degli attici più costosi della città. Ah, questo mi lascia senza parole. E nel caso in cui vi stiate chiedendo come si fa a ottenere uno di questi? Beh, sei diventato uno dei giocatori di calcio di maggior successo e hai messo sul tavolo 24 milioni di dollari. L'attico si trova nell'esclusivo edificio dei 100 musei ed è stato costruito come un hotel a 7 stelle. Ci sono diverse terrazze dove i Beckham possono crogiolarsi al sole con vista sull'oceano e sullo skyline di Miami. E naturalmente c'è una piscina. L'attico è distribuito su due piani e troverete un'enorme palestra nella torre. E naturalmente ampi armadi nell'appartamento. Ah, i problemi dei belli e dei ricchi. In totale ci sono 5 camere da letto, 6,5 bagni, tutti distribuiti su 1026 metri quadri. E se ci sono troppi paparazzi davanti alla torre, Beckham può semplicemente andare alla piattaforma di atterraggio dell'elicottero e volare via con l'elicottero. Ad esempio alla sua squadra di calcio, l'Inter Miami, che ha fondato con i suoi soci nel 2018. In alternativa può volare verso una delle sue altre proprietà. Ce ne sono parecchie. Da Londra a Dubai, non male. E quando giocava ancora a Los Angeles, la famiglia viveva in questa villa, non male, ma l'hanno venduta per 30 milioni di dollari. Ma vi siete mai chiesti come vive uno dei migliori attaccanti del mondo? Robert Lewandowski è cresciuto a Varsavia, in Polonia, ma nel 2010 è arrivato in Germania e ha cambiato per sempre la Bundesliga, prima al Dortmund e dal 2014 all'FC Bayern. Ma nel 2016 ha iniziato a interrogarsi sul suo tempo dopo il calcio. Voleva un posto moderno dove soggiornare quando visitava il suo paese d'origine. E quando ha sentito parlare degli appartamenti della zona Zlota 44 a Washu, ha colto al volo l'occasione. Il costo? 7,5 milioni di dollari. Sì, la vista è fantastica. Anche a me piacerebbe svegliarmi così. Appartamento molto spazioso. Ok, bellissimo bagno. Questo è un grande angolo di lettura o un grande luogo dove potete guardarci su YouTube. Inoltre, nell'edificio c'è una piscina di 25 metri, una cantina per i residenti e un simulatore di golf, se Robert dovesse mai annoiarsi. E se questo è troppo impegnativo per lui, può anche ritirarsi in un cinema privato nella torre Zlota 44. Molto bello è probabilmente quello che sta pensando Mbappé, perché è il secondo calciatore meglio pagato al mondo. Reddito stimato 128 milioni di dollari all'anno. Tutto è iniziato in un sobborgo di Parigi, in questa camera da letto. Sì, ci sono molti poster di Ronaldo, e quando è diventato professionista con il Monaco nel 2015 non è passato molto tempo prima che il Paris Saint-Germain lo riportasse nella capitale e lo facesse diventare uno dei calciatori meglio pagati. E così Mbappé si è regalato questo posto nel cuore di Parigi, 600 metri quadri di superficie, distribuiti su due piani, e che vista sulla Torre Eiffel. Inoltre ci sono due terrazze, una ovviamente con jacuzzi, e il prezzo dell'appartamento? 3,5 milioni di dollari. Ma il suo compagno di squadra al PSG, ha comprato qualcosa di ancora più folle, una casa da sogno per 10 milioni di dollari. Neymar ha acquistato l'intera struttura nel 2017. Si trova vicino a Rio de Janeiro, in Brasile, un luogo bellissimo dove sono stati girati diversi film. Ci sono 6 camere da letto e bagni, una cantina con spazio per 3.000 bottiglie di vino, una palestra grande abbastanza per un'intera squadra di calcio. E se Neymar si annoia, allora può giocare sul campo da tennis, o sul campo da beach volley, o sul campo da calcio o da basket, o semplicemente rilassarsi in piscina. E se vuole andare da qualche parte in fretta, allora prende l'elicottero, perché ha la sua pista di atterraggio per elicotteri. Oppure può salpare con il suo yacht. C'è anche un attracco separato. E nel 2021 si è comprato un'altra villa. Ha speso 3 milioni di dollari per questo bellissimo posto a San Paolo. C'è un enorme parcheggio. Avete una vista bellissima. È presente un campo da squash, una piscina, 7 camere da letto e Neymar ha il suo bar. E quando pensavo che non sarebbe andata meglio, poi ho visto la casa di Messi a Barcellona. Quando è diventato un professionista,
protagonista ha comprato questo posto per 2 milioni di dollari e ha investito altri 6 milioni per la ristrutturazione. E ora c'è tutto ciò di cui un atleta ha bisogno. All'interno c'è un'enorme palestra con tapis roulant, manubri e attrezzature, e una sala da basket. E che dire di questa stanza dove conserva le sue maglie? Ma in giardino diventa davvero folle. Che dire di questa enorme piscina con vista sulle montagne e sul mare? E naturalmente il suo campo da calcio, se il suo cane lo lascia giocare. Ma la casa non è solo per lui, no, voleva che tutta la sua famiglia si divertisse lì. Per questo ha fatto costruire un parco giochi per i suoi figli. Ma ehi, non lasciatevi ingannare da quel sorriso, Messi non è sempre così rilassato. Quando Messi acquistò la casa, gli fu chiesto se voleva comprare anche la proprietà accanto, ma lui aveva bisogno di una sola casa, quindi rifiutò l'offerta, di cui si è subito pentito. I proprietari decisero quindi di affittare la casa su base settimanale, e quasi ogni settimana arrivava gente nuova. E quando Messi si rilassava a letto o sul divano, i vicini facevano festa. È stato allora che Messi ha capito: ehi, sono troppo ricco per questo. E ha risolto il problema a modo suo. Ha comprato la casa dei vicini per avere finalmente la sua pace. E quando vuole staccare, si rilassa qui, nei suoi due appartamenti di lusso a Miami. Ma niente è così impressionante come l'impero immobiliare di Ronaldo. Si stima che abbia un valore di circa 50 milioni di dollari. C'è, ad esempio, l'appartamento più costoso di Lisbona, che ha acquistato nel 2019 per 7 milioni di dollari. O naturalmente la sua casa di vacanza a Marbella. E da qualche mese c'è questa villa a 40 km da Lisbona che si sta ristrutturando proprio in questi giorni. Prezzo totale? 11 milioni di dollari. Ma la domanda che tutti ci poniamo è: come è fatta una casa come quella di Ronaldo dall'interno? Ebbene, qualche anno fa ci è stato permesso di dare un'occhiata alla sua casa a Madrid. La casa è stata valutata a circa 6,2 milioni di dollari ed è una villa moderna e spaziosa con 7 camere da letto, 8 bagni, una palestra, una spa, un home theater, una sala giochi e una grande piscina. Ed ecco una delle stanze preferite di Ronaldo, la sua camera da letto. Perché sottolinea sempre quanto sia importante che sia riposato. Ma cos'è questa, Ronaldo? Una coperta di leopardo? Sì, è bello qui. Questo è il suo salotto dove spesso guarda il calcio. Ed ecco un piccolo angolo per riposare. E che bel giardino, che offre molta privacy. In totale, la proprietà è grande circa 800 metri quadri, quindi abbastanza spazio per sfogarsi. E per essere sicuri che non ci siano equivoci su chi è il proprietario della casa, Ronaldo ha fatto incidere le sue iniziali sulla porta. La casa di CR7 si trova nella zona La Finca, uno dei quartieri più lussuosi d'Europa, a soli 10 minuti dal centro di Madrid. Tra i suoi vicini di casa c'erano molti altri calciatori come Zidane, Iker Casillas e Ramos, ma non sappiamo se questa casa appartenga ancora a Ronaldo o se l'abbia venduta dopo il suo trasferimento da Madrid. E se vi siete mai chiesti per cos'altro spendono i loro soldi i calciatori, allora guardate questo video, ci sono cose davvero assurde.